Adesso andiamo in libreria e lo facciamo con il romanzo scritto da Francesca Gerla. Il titolo è L'isola di pietra, edito da Homo Scrivens, un romanzo che è stato definito matriarcale. Lucio Pierri, indovina chi l'ha presentato? Secondo me Maurizio De Giovanni. Secondo me. Secondo me, poi non lo so, è così? L'ha presentato Maurizio De Giovanni? Sì, la prima presentazione è stata fatta da Maurizio De Giovanni, ovviamente moderata da Aldo Putignano, che è il direttore della casa editrice Homo Scrivens, insieme a Alfredo D'Agnese e Maurizio De Giovanni. Ma tu sei caporedattrice di Homo Scrivens, tra le altre cose. No, diciamo che c'è sempre lo zampino di Maurizio De Giovanni. Beh, è uno zampino prezioso, quindi. No, io mi sono preoccupato, quando sei entrato, diciamo, sei all'ottavo mese di gravidanza, c'è lo zampino di Maurizio De Giovanni, mi sono preoccupato. No, no, no. Io mi sono informata perché siccome questa è la storia di una maternità voluta da lei, non da lui, ho detto ma cioè, scusami ma sei una veggente? Lei mi ha detto no guarda sono al secondo figlio, quindi lei ha scritto questo romanzo ambientato in un'isola bellissima, veramente molto particolare, un'isola di pietra di sì, fatto. Stiamo parlando di Ventotene, parlando di quello che proprio del desiderio di maternità e di quello che si vive durante il momento in cui si sta per partorire. Quindi questo tu lo sai bene, non sì, so se il romanzo sia autobiografico, presumo no. Di no. No. Sei il secondo figlio. Proprio no, non è autobiografico perché Pietra vuole un figlio ma il marito non lo vuole. Mm. E non è la mia storia, nel senso che io sono felicemente sposata una famiglia, insomma, con un completa. Uomo che giustamente ha voluto, voluto anche il secondo. Sì, assolutamente. Però è chiaro che ci sono degli elementi autobiografici molto forti perché, insomma... La sensazione. Sì, diciamo è la scoperta del desiderio di maternità, ma non solo. In genere dei desideri in assoluto, cioè di tutto ciò che ci porta a fare delle scelte nella vita. Nel caso di Pietra parliamo di maternità perché lei è una donna che arriva a 40 anni, che desidera tanto questo figlio, ma ci arriva in una modalità che non è proprio, diciamo, quella consueta. Che tra l'altro oggigiorno forse è la più consueta, no? Sì. Francesca, la storia è ambientata, come abbiamo detto, a Ventotene, sì. Però è da sottolineare la scelta coraggiosa da parte della madre di voler partorire a tutti i costi a Napoli. Perché in realtà lei, diciamo che il romanzo parte da Ventotene, ma si sviluppa in diversi luoghi, che non sono solo in Italia ma anche all'estero, perché lei segue il marito che è un dirigente e per motivi di lavoro si sposta ogni 2 o 3 anni, e quindi ci sono anche delle parti ambientate in Africa, in Giappone, e il periodo migliore della sua vita lo vive a Napoli. Quindi lei, che non è napoletana, è metà milanese e metà ventotenese, decide di partorire nella nostra città. A un certo punto il passato bussa alla sua porta. Cosa le chiede? Cosa vuole da lei questo passato? Senza ovviamente svelare quello che penso potrebbe essere il finale. Sì, in realtà è proprio la struttura del romanzo che è fatto di flashback. Mentre le partorisce, a ogni fitta le viene a far visita una sensazione, che può essere un odore, un'immagine, un suono, e da questa sensazione lei ritorna al suo passato. E in questo modo noi abbiamo 2 diversi piani temporali. Il primo racconta il presente del parto e il secondo piano temporale racconta la sua storia a partire, diciamo, da i suoi 13 anni fino ai 40. Federica Rizzo. Francesca Gerla, napoletana, redattrice, traduttrice per l'editoria dall'inglese, ha lavorato per grandi e piccole case editrici come Rizzoli, Bollati, Boringhieri, L'Ancora del Mediterraneo. Questo, L'Isola di Pietra, è il suo primo romanzo, è inaugurato quest'anno la collana 10 di Homo Scrivens. E una delle caratteristiche dei libri Homo Scrivens è che le prime 50 copie sono numerate a mano, vero? Esattamente, sì. Questa è una cosa che abbiamo voluto proprio per dare anche il senso di una particolarità di quello che è l'oggetto libro. Cioè noi amiamo sicuramente le storie che raccontiamo, ma è importante anche creare un involucro che sia qualcosa di prezioso. Siamo tutti scrittori ad Homo Scrivens e siamo tutti amanti dell'oggetto libro. Francesca, perché la scelta di raccontare un'esperienza sensoriale così forte come quella del parto? Perché credo che è proprio dal corpo che si originano la gran parte delle tensioni più forti che spesso noi tendiamo un po' anche a non sentire, a non ascoltare. Il corpo è qualcosa che nella società moderna viene visto molto come strumento verso magari qualcosa di non necessariamente vitale. Invece la maternità ti porta a interpretare il tuo corpo come qualcosa assolutamente di forte e anche di indipendente dalla tua volontà, perché quando partorisci tu non esisti più in qualche modo. Cioè al tempo stesso il corpo si eleva e la tua anima sta a guardare quello che succede ed è un momento di
riscoperta grandioso. Ed è un momento anche di riscoperta del passato, come abbiamo detto, perché ad ogni fitta corrisponde un flashback. Allora tu hai scelto uno dei primi flashback. Entriamo nel romanzo, nel luogo principale del romanzo. Ventotene 1983, le cicale assordavano di luce il panorama di fronte l'isola di Santo Stefano. Pietra scivolò giù per i gradini bianco latte, giù di corsa e di allegria. Era mezzogiorno e il mare stavolta l'aveva attesa più del solito. Nonna Margherita l'aveva trattenuta per pulire quintali e quintali di verdure. A piedi nudi Pietra correva, 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 come fosse in ritardo a un appuntamento. Le lentiggini, i capelli stepposi, rossi, gli occhi curiosamente diversi, uno nocciola e uno nero, il libro in una mano, i sandali nell'altra. I saluti urlati ai passanti. Conosceva tutti, con il prendisole che a stento le copriva il sedere per quanto tirasse l'orlo giù con le mani. Nel giro di un mese le pareva di essere cresciuta di 20 centimetri, così alta, tutta ossa e una pelle luminosa che ricordava uno scoglio liscio bagnato dalla gentilezza di un mare tranquillo. Ma di seni neanche l'ombra. A 13 anni solo i capezzoli si erano affacciati timidamente al torace, sporgendosi di pochi millimetri. Per il resto, un corpo di bimbo allungato. Scesa in spiaggia, non si accontentò di fermarsi subito e trovare posto tra la calca. Con i piedi nella sabbia nera e umida, percorse la breve caletta di Calanave schivando i bagnanti, fino ad arrivare al grosso scoglio che cingeva la spiaggia. Lì si fermò, scrutò il cielo e respirò. Odore di mare, che bello. Anche perché per chi non ha visitato quei posti, se dovete scegliere una destinazione quest'estate, ma andate lì magari, perché sono luoghi vicini, ma veramente di grande magia. La verità è che soltanto leggendo il tuo libro lei potrà sentirsi mamma, hai capito? Perché non trova un uomo che la rende tanto. Vabbè, ma quella è una cosa che forse lei mi insegnerà, grazie. Mi insegnerà una cosa che deve scattare. Federica, non ci ha scattata ancora, però magari leggendo il tuo libro, ma chissà. Sapete che cosa dice Maurizio De Giovanni di questo libro che Maria Silvia Malvone in questo momento sta mostrando? De Giovanni dice: la scrittura è secca, diretta, senza perdite di tempo, ma allo stesso momento incredibilmente sensoriale ed onomatopeica. Bel complimento. Certo, sì. Detto da uno come Maurizio De Giovanni. Federica Riccio, prima di chiudere. E invece sai cosa dice il critico d'Agnese? Che dice? Un romanzo matriarcale che si riconcilia con un certo tipo di letteratura incentrata sulla storia di un personaggio alla ricerca di se stesso. Beh, vuol dire che vi abbiamo dato altri due buoni motivi per andare a comprare e leggere. Posso subito aggiungerne di un altro? Come secondo no? me, siccome questa, comunque, la donna di cui si parla, Pietra, è una donna sola che deve affrontare la grande difficoltà della maternità da sola, magari può essere un libro d'aiuto a quelle tante donne che, come tu hai detto, è diventata quasi routine, no, non dico routine, ma sicuramente molto più usuale di prima, molto più frequente, devono affrontare una gravidanza, nonché la crescita di un figlio da solo. Grazie a Francesca Gerla per essere stata con noi, tanti auguri. Grazie. Sei all'ottavo mese, tra un mese, non sappiamo ancora se sarà Irene o se sarà Elena, l'importante è che stia bene. Certo. Tanti auguri, ricordiamo ancora una volta l'Isola di Pietra. Edizioni Homo Scrivens, adesso in libreria. E adesso invece entriamo in cucina con l'azienda L'Oceano con una nuova rubrica culinaria.